Oh, che bella giornata anche oggi, mamma mia. Pronti per una super colazione. Buongiorno, Don Manuel. Dormito bene? Sognato cose belle? La risposta dell'uomo medio. Beh, io mi faccio la mia colazione, spremutina e cereali, fiocchi di riso con frutti rossi, una bomba. Attento che non esploda, No, 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 proprio mi piace. Poi, ieri hanno detto che se tu prendi la spremuta d'arancio, la vitamina C proprio è una medicina per il coronavirus. certo, e ti mettono in quarantena tutta Italia che basta una spremuta. È ufficiale, c'era su Facebook, o no? Non è scientifica? Questa è una bomba, nel senso che boom! Questo è fake, basta con le fake, ragazzi, giusto? Stiamo nella realtà, ragazzi. Molto bene. Oh, Abramo! Buongiorno cari Buona fratelli, giornata, tutto bene? tutto bene? Hai Ciao, riposato? ho riposato bene. Ascolta, vuoi una spremutina che fa bene? O un Oh, biscotto? Questi sono locali, prodotti tipici. aspettate cari fratelli, ho qua il salame. Salame, al mattino La così? colazione così proprio, Sì, leggero, leggero. fa molto bene, sapete? Ah sì? Sì. Ma per il coronavirus va bene. Sì, perché c'è qua l'aglio che è un antibiotico naturale. Però, ma chi te l'ha detto che fa così tanto Sono bene? i tansi che mi hanno detto questo. Allora, se l'hanno Vabbè, detto i se tansi. l'hai detto i tansi, levera, ok? Sì. Bene, tra te e il salame, che bella amicizia che c'è, vero Abramo? Sì, veramente, ho fatto un'amicizia incredibile con il salame. Ascoltate, questa notte mentre dormivo, pensavo, sognavo, non so, ho avuto un'idea. De notte, te che è da dormire de notte. Cioè, Abramo, dimmelo anche te. Te che è da dormire di notte? Lo so, però mi vengono queste strane idee, forse è un'intuizione, però. E sapete quando mi è venuta? Perché ho visto un video ieri sera, che da tanto tempo che è così, quasi per caso. Ah, salì che i marchingegni del demonio, va là. No, a dire la verità, Noemi è del demonio, o meno, dipende da come ti usi. Sono strumenti utili, cioè è chiaro, la relazione sembra meglio averla diretta, senza mezzi, strumenti in mezzo, perché. Però è vero che anche questi strumenti tecnologici aiutano ad amplificare quella relazione che già deve esserci. Non possiamo vivere soltanto di relazioni virtuali e non vediamo l'ora di rivedere un po' di persone in chiesa, eh? Ve lo diciamo sinceramente. Beh, possiamo guardarlo. Allora, vi faccio vedere questo Dai, video. Guardate che bel facci video. Oh, vedere. buttei! Ale, il Papa era! Guarda! Una Bibbia in ogni famiglia. Una Bibbia in ogni famiglia. Ma padre, noi ne abbiamo due, ne abbiamo tre. Ma dove le avete nascoste? Non è per la Bibbia, non è per metterla in uno scaffale, ma per tenerla a portata di mano, per leggerla spesso, ogni giorno, sia individualmente che insieme, marito e moglie, genitori e figli, magari la sera, specialmente la domenica, così la famiglia cresca, cammini con la luce e la forza della parola di Dio. Però che video, caspitina, il Papa ci va giù diretto. Oh, bellissimo! Una Bibbia in ogni famiglia, dice. Ma secondo voi le nostre famiglie hanno una Bibbia in Tu casa? ce l'hai una Bibbia in casa? Guarda, devi avere una Bibbia in casa. Questa è la versione oro, Bibbia di Gerusalemme Molto con bella, note, molto top. bella. Altrimenti abbiamo anche quest'altra edizione, un po' più economica, da 22. Aspetta che la facciamo vedere bene, ecco, che è più light, con un po' meno apparato critico. E poi c'è il nostro pezzo forte per i viaggi, che è quella da 12, la Bibbia Smart, proprio Smart, è facile da usare, senza troppo apparato critico, la puoi sfrunciare tutta. Ed è smart poi, ma Ci sta in valigia. olla. Allora, e poi mi è venuta un'altra idea collegato. Perché? Perché in sto periodo qua tutti dicono che dobbiamo restare in casa, o no? Bisogna, se no. Sullo stato WhatsApp, sui social, ti arrivano immagini. Resta a casa, ti dicono, giustamente, vero? Se no prendi fuoco. Ah no, No, io resto a casa, Ah ecco, famosissima sì, questa questa. immagine qua.
per interrompere la catena di contagio del virus. Per cui, Certamente. cari fedeli, noi cristiani in primis dobbiamo essere coloro che vivono una certa responsabilità anche sociale e civile. Poi, Infatti, un buon senso civico. un sano patriottismo da Fratelli d'Italia proprio. E io resto a casa, io resto a casa. E sai una cosa, Abramo? Ti faccio una domanda da mattino presto, così. Ma tu sai qual è la prima lettera della Bibbia? Non lo so. Non lo sai. Io lo so. Don Manuel. Bet. Oh, la Bet. Certo, perché il libro della Genesi, capitolo 1, versetto 1, comincia con la seconda lettera dell'alfabeto ebraico. Aleph, Bet, Gimel e Dalet. Bereshit bara Elohim. Bet. Vediamola meglio. Oh, questa è la lettera Bet. Vedi? Ci sono tante parole che iniziano così nella Bibbia. Se Cosa vuol dire Bet? guardi, c'è un pavimento e c'è un po' di tenda qua sopra, è la casa. Certo, Bet vuol dire casa, Abramo. Ad esempio, Betlemme, casa del pane. Oppure Bet Shemesh, che è un grandioso sito archeologico che si dice casa del sole, dove abita il sole. Quindi è bellissimo. La Bibbia inizia con una lettera che ha la forma di una casa. Questo vuol dire che se tu rimani nella parola e la tieni con te, tu puoi essere da qualsiasi parte del mondo, ma sempre sarai a casa. Come d'altra parte, Gesù nel Padre era a casa, dimorava nella sua parola, nella sua volontà. È bellissimo questo. Per cui davvero provvidenzialmente questo io resto a casa è interessante. Allora un invito forte, care famiglie, a tenere la Bibbia con voi, non nello scaffale, non chiusa, non impolverata, ma aprirla e ogni tanto la sera provare a pregare insieme con la scrittura. Che Vedi, bello! è facile, Il è suono delle casa, pagine il vere di profumo carta. della carta. Oh. Quindi vi lanciamo una sfida. Una sfida. Innanzitutto avere una Bibbia in ogni famiglia. Se non avete, ne abbiamo alcune qui in canonica a disposizione. E poi la sfida è questa. Attenzione, attenzione. Di mandare un breve video selfie al numero qui sotto, che è il mio Che fa cellulare, impressione? che fa impressione, e in sovraimpressione c'è il mio numero. Mandare un video dove, come famiglia, vi ritrovate, oppure singolarmente, chi non ha la famiglia, e mandare questo video con una parola della scrittura, della Bibbia, carica di vita, carica di speranza, perché davvero qui abbiamo parole di vita, è la parola di vita per eccellenza. Un video breve, pochi secondi, ad esempio, Io io sono sono con con voi, voi, non non temere, temere, vieni, vieni, Signore Signore Gesù. Gesù. Ecco, magari facendo vedere la faccia, ecco, molto bene, così, un video così. Mandare al numero qui sotto il video e domenica scoprirete perché. Quindi vi diamo un paio di giorni di tempo per accogliere questa sfida, vediamo chi ci sta. Diffondete questo video che sicuramente diventerà virale e poi ci porteranno tutti a Marzana. Fate diventare virale il video e Io. non il virus. Hola, contagiate il mondo con la gioia e con Con la la parola. parola di Dio.